Care amiche e cari amici di Torino Web TV e soprattutto in questo caso oggi di Sparati Alfredo, siamo tornati. Non so se siete contenti, noi moltissimo. Questa è la puntata di ripresa. In realtà qui a Torino siamo ancora in estate perché fa un caldo, si vede, no? Abbiamo proprio caldo. Il cappellino così mi piace molto, lo tengo per un po'. Come state? Sapete che potete telefonare in diretta, che io vi risponderò, vi risponderemo e possiamo anche chiacchierare e raccontarci come va il teatro, come no, mi taccio perché il teatro è in difficoltà e la cultura arranca, ma noi a Torino siamo molto, molto, molto pieni, ricchi di energia, di soldi no, ma di energia, sì. Grazie a Sergio di essere sempre molto collaborativo e di fare veramente le cose tecnicamente perfette. Grazie Sergio. Oh, allora, io qua in studio ho un personaggio che non ho mica ancora tanto capito. Chissà, mi aiutate voi a capire di chi si tratta. Proviamo un po' a vedere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao cara. Buongiorno, Buongiorno, come buongiorno, stai? bene, grazie. Mi scusi, ma chi è lei? Io sono una dottoressa, una psicologa, psicoterapeuta. Sono qui da quasi 25 miliardi di anni. Ma Sì. ti porta molto bene. Grazie, grazie, il lifting, sa, i fiori di Bach sono un miracolo per la pelle secca. Dunque, sono la Kundalini. Oh, santo cielo! Sì. A che punto è? Mi trovo esattamente nel sesto chakra, in un punto dove non batte il sole, diciamo. Niente, sono venuta qui perché è una così bella trasmissione questa. Mi ispira moltissimo con i miei pazienti, Sì. moltissimo, perché riesco insomma a farli rilassare in qualche modo, Sì. ma senza mai spegnere, diciamo così, il germe della scoperta, il germe dell'amore, soprattutto per le cose belle. Ah. Mi scusi, Sì. a me pare di conoscerla. Lei è un'attrice. Mi hanno scoperta. Oh. Alice! Ciao, come va? Tutto Alice Corni! Vabbè, l'abbiamo presa un pochino sul ridere, se non sono pazzi non Scusate. li vogliamo, come dice il Scusate. regista qua, è vero? Sì, Perché assolutamente. sei qua, Alice? Allora, sono qui per presentare il mio spettacolo Sì. che ho scritto, che ho diretto, che ho interpretato, a cui ho fatto anche i costumi, ho cercato di produrlo. Insomma, me la canto e me la suono, come si suol Ma qualcuno dire. viene a vederti? Speriamo! Colgo Ok. l'occasione per invitarvi tutti, cari, venite, vi prego, è molto interessante, molto Quando? divertente. Dove? Dove? Allora, il 21 e il 22 settembre alle ore 21 allo spazio OPI. In Corso Casale 46H, l'ho detto tutto bene. Mamma mia, non me l'aspettavo. Sono orgogliosa di me stessa. Senti, io questo spettacolo l'ho visto, è bellissimo. Grazie. E forse, anzi, Sergio, abbiamo qualche immagine di questo spettacolo. Intanto però, come si intitola, l'hai detto? No, non l'ho detto naturalmente, ecco, vedi. Allora, si chiama In difesa del fratello Caino. E perché dobbiamo difendere Caino? Allora, è un lungo monologo nel quale si vedrà un processo dove c'è un avvocato della difesa che strenuamente cerca di difendere appunto l'imputato che è Caino. Dobbiamo difendere Caino in qualche modo perché nella mia visione di come l'ho scritto e di come percepisco l'essere umano, Caino siamo un po' tutti. Siamo un po' Caino, un po' Siamo un po' Abele. tutti e soprattutto in questo periodo storico siamo noi del primo mondo, diciamo. Il primo mondo
possiamo tranquillamente, cioè tranquillamente, non tanto tranquillamente, però io lo dico lo stesso perché sono un'attrice, quindi faccio quello che voglio. Dico che il primo mondo ha un po' ucciso il suo fratello, il terzo o addirittura il quarto. Ha ucciso anche gli orsi, l'orso bianco. Sta facendo un macello. Ed è pieno di senso di colpa. E il senso di colpa però non porta da nessuna parte. È proprio questo quello che vuol dire questo spettacolo, nel senso, cioè, è una commedia, non è assolutamente una cosa noiosa. È molto divertente, è una cosa allegra, frizzante, però tratta di temi che mi stanno a cuore. E, appunto, dicevo che il problema fondamentale del senso di colpa è che non ti fa lasciare quei macigni che ci portiamo sulle spalle, per questo che siamo tutti tesi, per questo che dobbiamo tutti quanti andare dallo psicologo, per questo che non c'è nessuno che sta bene con se stesso nel mondo moderno, perché appunto abbiamo un piccolissimo senso di colpa e non riusciamo più a vivere felici. Ma forse ce l'abbiamo nel DNA, ma non è mica colpa nostra. Appunto, per questo Caino è vero. Ho cercato proprio la prima cosa, cioè il primo problema che abbiamo avuto. Bravissima. Secondo, diciamo, perché poi c'è una certa meletta prima che forse... Il primo problema è che siamo venuti al mondo. Esatto, perfetto. Esatto. Ma vogliamo vedere qualche immagine? Che ne dici, Sergio? Ok, partiamo con le immagini. Vostro onore, signori della corte, amici. Sono entrata attiva per un genocidio. Sapete com'è? Lavoro. Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Io sono una puttana. E la gente ti odia. Ti odia perché puzzi. Eva la sera mi dice: Adamo! Adamo è così intelligente. Caino amava suo fratello, lo odiava a morte. Sì, guarda, lascia sta una caponata. Non vi piace? Di già. Aspettate la prossima puntata. Eccoci qua, abbiamo un'altra bella sorpresa. Mi senti, Alessandro? Mi sento perfettamente. Siamo collegati con Alessandro Meluzzi, carissimo amico innanzitutto. Psichiatra, criminologo, ma è autore di tantissimi, decine di libri, li ho letti tutti. Sì. E poi, che cos'altro, Alessandro? Cos'è che non fai? Diciamo... avrei sempre voluto fin da bambino che mi potesse essere applicata la cifra di Seneca, nimi humanum alienum put. Non ritengo che mi sia estraneo niente che sia umano, quindi tutto ciò che ha a che vedere con l'umano entra nello spazio dei nostri che non è non solo perché fa parte del tuo lavoro, ma perché proprio è una tua curiosità innata. È una mia cifra. Direi che forse il mio vizio e la mia qualità principale è la curiosità. È giusto, è da lì che partiamo, vero Alice? Ce lo siamo appena detto. Qui c'è Alice Corni che ti conosce perché tu sei famoso a tutto il mondo, e ne hai fatto di cotte di crude. Che cosa ci dici, Alessandro? Che cos'è secondo te? Ne ho fatte di cotte di crude, ma nulla che non rifarei e niente di cui mi possa vergognare. Questo è meraviglioso. Cosa che mi sento di dire col cuore. Meraviglioso, è bellissimo quello che hai detto. non è una soluzione, un'autosoluzione. È che effettivamente non mi vergogno e comunque rifarei tutto ciò che ho fatto in questi 73 anni lì. Beh, hai fatto delle cose ottime, per cui... Alcune migliori, altre peggiori, altre, come dire, meglio riuscite, altre peggio riuscite, alcune più coerenti, altre più coerenti, ma ripeto, rifarei esattamente tutto ciò che ho fatto.
E sono contenta di questa affermazione. Dunque, stavamo dicendo appunto che Caino e Abele, cioè uno è bravo, l'altro è cattivo, l'altro è cattivo, non si sa. E tu cosa pensi? Cioè la dualità, Ma l'inconscio, sai, quello che è una vuoi? questione questa che è stata affrontata a lungo dalla teologia cristiana e anche prima ancora dalle scuole rabbiniche della teologia ebraica. Perché la ragione per la quale il Dio, dopo aver creato il mondo, aver creato l'uomo e la donna, gradisce i sacrifici di Abele, il pastore, e non gradisce invece i sacrifici e i doni di Caino, contadino, è un grande mistero, perché in fondo rimanda un po' all'immagine di quel Dio incomprensibile e capriccioso che abbiamo visto in quell'altro grande testo sapienziale, che è il libro di Giobbe. Un Certo. uomo giusto viene perseguitato da un Dio incomprensibile nel nome della sua stessa incomprensibilità. Quindi direi che questa dimensione del mistero di Dio in Caino potrebbe trovare qualche spiegazione difficile. Ecco, forse la più convincente che ho sentito, almeno in termini razionalistici, è quella di un rabbino che mi disse che Abele in ebraico deriva dall'ebraico classico Abel, che vuol dire spirito Soffio. libero, aria libera. E Caino invece ha la radice di Can, di Cain, Cana, Cana, la terra di Cana, le nozze di Cana, che vuol dire podere, fattoria, territorio recintato. Allora questo, se lo leggiamo in termini un po' razionalistici, potrebbe far pensare all'antica contrapposizione tra i popoli pastori nomadi e i popoli agricoli che devono controllare, proteggere e difendere la loro terra. E quindi questo rimanderebbe fino al pensiero cristiano all'idea di un Gesù che sembra prediligere i pastori rispetto ai contadini, il buon pastore, il nomade, colui che Certo, va certo. e viene, libero come l'aria, che non si radica, che non possiede nulla e che va con le sue pecore nel ramingo per il mondo. Ecco, questa potrebbe essere una lettura. Quindi alla fine questa dimensione del Can possesso e della Bel spirito libero potrebbe forse, non dico diventare un elemento di giustificazione di Caino, ma di spiegare anche perché i contadini e i proprietari dei fondi si sono sempre difesi dai pastori e dai nomadi, anche con delle ottime ragioni. E se io passo una vita a coltivare un orto e arrivo un bel pastore, spirito libero, che mi fa mangiare le mie zucche, le mie carote, al suo gregge nomade, non sono tanto contento. E quindi Certo. alla fine, come vedi, la teologia intreccia poi l'antropologia e la psicologia in modo sempre inscindibile. Ma a parte queste faccenze teologiche, certamente il problema delle ragioni di Caino è una questione che Dio stesso affronta. E infatti Dio stesso dice nessuno uccida Caino. E non si sa se questo lo dice perché Caino deve soffrire del pentimento fino alla fine dei suoi giorni, o perché comunque Caino mantiene un diritto. Il Partito Radicale ne fece anche l'occasione di un'associazione, no? Contro la pena di morte. Nessuno Certo. tocchi Caino. E quindi, come vedi, è una vecchia storia, tuttora come ben d'attualità, come dimostra anche il tuo bel programma. Certo, ne approfitto per dire che tu hai preso un'altra laurea dopo tutte quelle, medico, chirurgo, Io sono professore, filosofo, teologo e sono anche metropolita della Chiesa ortodossa italiana autocefala, che forse è la cosa che più in questo momento mi entusiasma, Mi fa di molto dedicare gli piacere, ultimi anni visto. della mia vita al culto cristiano e allo studio di Dio. Ho Se si visto può una occupare di tua. Dio, perché occuparsi di qualcosa di meno? Hai ragione, ho visto una tua fotografia bellissima, Alessandro I Ah, con i con i paramenti della paramenti celebrazione. Perché i dorati. paramenti li porto solo durante la liturgia, naturalmente. Per il resto mi metto da laico perché non amo gli esibizionismi. Ma quelli sono paramenti messi per Dio e per la celebrazione, non per gli uomini. Sì, io non ti immagino guidare in macchina come un pazzo come tu fai con i No, paramenti. sarebbero troppo ingombranti. Anche la talare dei monaci del Monte Athos è un po' ingombrante per guidare, per salire. Il Monte Athos. Ancora una domanda, Alessandro. Oggi tu hai spiegato perfettamente come nasce Caino Abele, dall'etimo, Il dalla grande terminologia. mito di Caino Abele, perché il mitos precede sempre il logos, no? Quindi la sapienza è innanzitutto mitologica e poi si fa logos, fa ragione. Certo. Ecco, oggi che come possiamo interpretare oggi Caino e Abele? Siamo nel 2018 con i problemi che abbiamo oggi. Non sto dicendo che siamo in un Ma io momento di direi che crisi. Perfetto. Abele è sempre simpatico perché le vittime sono sempre simpatiche, i buoni, i dolci, i miti devono essere sempre privilegiati e difesi, innanzitutto perché sono tali. Ma io direi che anche Caino ha delle ottime ragioni, perché la difesa della terra, la difesa del territorio, la difesa del proprio spazio, la difesa del proprio lavoro, la difesa delle proprie tradizioni, della propria nazione, della propria identità, tu sai come lo sai, come la penso io,└└└└└└└└└││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 
sì, in termini sì, antibuonistici, antidiscrezionistici e antiglobalisti. E quindi credo che se Caino è colui che difende la sua terra, il suo potere, la sua tradizione, la sua città, le sue mura, la sua cultura, ecco, forse non sbaglia. Speriamo che non sia costretto a farlo spaccando la testa a qualcuno che entra nella sua terra, però voglio dire, se qualcuno entra a casa mia perché vuole fare del male a me o alla mia famiglia, io sono un milione di volte d'accordo con Matteo Salvini, la Meloni, nel dire che bisogna sparargli addosso senza esitazione. Sì, questo sì, lo dico col cuore, lo dico anche da ministro di culto, perché fa parte di una tradizione biblica che nessuno ha contestato e che faceva scrivere a Sant'Agostino, a San Bernardo di Chiaravalle, le ragioni della guerra giusta. Certo. Per cui ci sono guerre giuste che sono quelle che servono a difendere gli indifesi. Che sarebbe stato dell'Europa se nessuno avesse fatto la guerra a Hitler? Che sarebbe stato dell'Europa cristiana se nessuno avesse difeso Vienna dai turchi? E allora ho Pio V a Lepanto, quindi insomma ci sono delle guerre giuste. Certo. Anche quelle che uno fa in casa propria per difendere se stesso, la sua famiglia, da un'intrusione violenta che porta violenza, tortura, stupri, rapine. Io ti ringrazio moltissimo di quello che hai detto e spero che tu possa vedere prima o poi questo spettacolo con Alice Corni. Saluta Alice Corni, saluta Alessandro. Bene, le attrici sono sempre affascinanti, sono sempre stato affascinato dalle attrici, non solo perché sono belle, molte, insomma, sono belle tutte, anche quelle che magari hanno meno fama di essere belle, ma perché interpretano il mistero dell'umano. Forse questa è la ragione è per vero. Cui nel Medioevo venivano sepolti gli attori e attrici in terra sconsacrate, perché recitando mille parti si facevano le beffe del mistero dell'identità, che era il mistero di Dio. Bisogna prendere la vita quindi, con molta ironia. Per questo io ho sempre amato le attrici. Non sono mai riuscito ad avere nella mia lunga vita una fidanzata attrice, ma forse perché sono talmente mobili e talmente inafferrabili come farfalle. E ormai, Alessandro, ormai non è più tempo, ormai non è più tempo. No, ormai ho raggiunto l'età canonica, quindi è un rimpianto dell'adolescenza, un rimpianto della giovinezza. Ma posso capire coloro che mandavano mazzi di rose rosse nelle attrici nei camerini, anche se io non mi sono mai permesso di farlo. Grazie, grazie Alessandro, sei stato meraviglioso, ci hai fatto un bel regalo. E appena grazie si può, voi, appena potrai, vieni a trovarci. Anna, grazie. Spero di vederti in generale. Grazie, ciao, grazie ancora. Arrivederci, ciao. Ciao. Beh, le cose che tu dici in spettacolo, sono quelle che ha detto. Assolutamente, mi sembrava. Ti vedevo proprio ma d'accordo. Era incredibile, proprio perché Adamo, cioè io interpreterò un personaggio che si chiama Adamo, parla esattamente di questo, di quello di cui parlava lui, perché io la prendo ancora un po' più filosoficamente, perché ho fatto un percorso artistico molto lungo di 8 anni in questi ultimi anni, che si fonda sul paradosso, quindi sulla ricerca di un movimento, non di una risposta. Perché secondo me l'arte dovrebbe proprio cercare il movimento, l'arte della dinamica, l'arte dell'azione e soprattutto l'arte dell'azione teatrale. E proprio nel poter agire bisogna avere delle immagini o comunque dei concetti che sono composti da un positivo e un negativo, che hanno lo stesso valore e sono nello stesso oggetto, sono certo, nella stessa palla, diciamo. Yin e Yang, sì, c'è tantissima della filosofia orientale in questo. E quindi Caino e Abele era perfetto, dinamismo perfetto. Azione scenica, perché uno è Caino, io avevo fatto una ricerca come Alessandro, il nome che Havel in ebraico vuol dire soffio, respiro, aria, certo, quindi è qualcosa di lieve, molto leggero. Leggero e quindi aereo e quindi positivo. Positivo. Anche, Invece Caino deriva da Kainé, che vuol dire acquistare, e Kinè vuol dire uomo. E quindi è l'uomo che acquista, è l'uomo pratico. Mi dicono che ti devo interrompere. Ah, va bene, scusate. Pubblicità. A dopo, non scappate, a dopo.
Bentornati in studio a Sparati, Alfredo. Oh, ma non ce l'abbiamo noi uno che si chiama Alfredo? No, no, non abbiamo nessuno che si chiami Alfredo. E se ci fosse si guarderebbe bene a venire qua. Sarebbe dura. Sì. Torniamo da Alice Corni, che gentilmente ci ha raccontato insieme anche al professor Alessandro Meluzzi, e ho capito che avete fatto gli stessi studi, perché coincidono probabilmente veramente le cose. Probabilmente ho studiato sui suoi libri, perché... Vogliamo ricordare lo spettacolo, se no noi andiamo a parlare di filosofia, ci diverte moltissimo, infatti. Ma poi dobbiamo anche invitare gli amici a venire a vederti. Lo spettacolo si chiama In difesa del fratello Caino, si fa il 21 e il 22 di settembre alle ore 21 in Corso Casale 46H allo spazio OPI. Una curiosità, sì. Io non sono mai stata allo spazio OPI, sì. Quanti posti ha questo spazio? Allora, lo spazio ha 100 posti e se è gradita, è gradita la prenotazione. E dove possono prenotare gli amici? Allora, potete prenotare al numero 3939381722. Aspetta, per favore, Sergio, un primo piano su... Ecco, su Alice che ripete il numero, se no non ci si fa in tempo a... Dove è andato che me lo giusto? Ecco, chiamate il 3939381722. Ma speriamo che non ti chiamino per altro, Alice. Ma io ho bisogno di far vedere, quindi qualunque scusa è buona. E tu hai detto 21 e 22, ma siamo cioè alle porte. Eh sì, venerdì e sabato, venerdì e questo sabato. Fine settimana, tutti escono fine settimana, infatti, prima di andare a bere la birra. È uno spettacolo, a offerta libera. L'unica cosa che vi chiediamo sono 5 euro per il tesseramento dello spazio, perché è un circolo, quindi occorre la tessera. E che cosa farai dopo? Hai già in mente un altro spettacolo? Sì, sì. Ce ne parlerai forse la volta prossima, sì. O fra 2 settimane o fra 3 quando sarà pronto. Esatto, quando sarà pronto, esatto. Mi fa molto piacere, così sappiamo che ritorni. Dico un'anteprima, è solo giusto come si intitola? No. No, va bene, tengo il segreto. Sorpresa. E, alla fine di Caino, dello spettacolo In difesa del fratello Caino, tu hai mai pensato di fare una piccola chiacchierata con il pubblico se qualcuno volesse porre delle domande? Ah, sì. Sì? Sì, molto. Potrebbe essere. Sarebbe una bellissima idea, ma ho visto che la tendenza è quella di uscire e andare a bere qualcosa dopo gli spettacoli. Ecco, lo dicevo prima. Prima andare a bere la birra. Prima andiamo a bere una birra e poi ne parliamo. Perché dopo. Quindi prima lo spettacolo. Prima lo spettacolo. Poi la birra. Poi siamo... E poi si chiacchiera. Esatto, esatto. E a quel punto si chiacchiera su un altro livello spirituale, sì, direi. Sì, chiacchiera con il cuore aperto. Cioè, è proprio un confronto di anime. No, sia no. Per l'alcol, sia no, per... Soprattutto. Va bene, penso che abbiamo detto abbastanza... non uso termini. Sì, rimaniamo sul genere. Sì. Puntata di ripresa, quindi vi diamo appuntamento per la prossima settimana alla stessa ora. Ringrazio ancora Alessandro Meluzzi, che è stato gentile, perché è un uomo dalle mille risorse e mille lavori, anche lavora sempre, non so come faccia, per le sue giornate di 48 ore, a volte anche le nostre. Mamma mia. Anche le nostre. E grazie Sergio, grazie Alice. Grazie a te. Mettete, cosa dovete fare? Clic e guardarci. Guardateci. Ciao, ciao a tutti e alla prossima settimana. Ciao, ciao. Ciao.